Buongiorno e bentornati a Il Mattino All'Ora in Podcast, la vostra trasmissione preferita con cui iniziare per bene la giornata. Io sono sempre il vostro Leo Varghion. No, mi stavo perdendo a leggere le cose nella chat nel frattempo, che è già piena, pregna di tutti voi signori. Quindi buongiorno, buongiorno, come state? Come state? Eccovi qua. Il mio caro amico, i miei cari amici, tutti quanti che sono già qui, già questa mattina, pronti per una nuova puntata di Wargames. Però prima naturalmente di spararci la nostra fantastica sigla e cominciare una nuova puntata, vado a salutarvi a voi in ordine sparso. Buongiorno Simone, buongiorno Michela, buongiorno Walter, buongiorno mio caro, non so se sei all'ascolto, Lobby Frontali che mette cose strane qua, nuclearizza la database, in effetti ci starebbe assolutamente. Comunque sì, ci siamo signori e grazie ancora per essere passati. La puntata finisce qui, no, sto scherzando. Benvenuti a una nuova fantastica puntata di Wargames. Ed eccoci qua signori, eccola qua anche la schermata per voi che vedrete il video di questa cosa. Eccoci tornati su Omen Exiting Plague. E beh, giochino che come sempre vi ripeto ci è stato gentilmente regalato dal buon Simone Pizzi, e non possiamo fare altro ovviamente che ringraziarlo per questa sua concessione, per questo suo essere meraviglioso, ecco. Ed eccoci qua, Omen Exitio Plug, che purtroppo ho dovuto saltare la settimana scorsa. C'è de peggio, mi dici Simone, ma perché no? Mandiamo il cantante a combattere in Ucraina. No, è l'ultima canzone che abbiamo sentito, evidentemente, che non è molto piaciuta alla nostra chat. Ma comunque stiamo andando, perfetto. Che bella vocina che ho. Va bene, cominciamo signori, continuiamo la nostra storia principale, ma prima ovviamente un piccolo ripassone di ciò che abbiamo passato in queste prime due puntate. Ecco, il nostro medico fantastico si è imbarcato per l'appunto in questa nave militare. Siamo stati sparati praticamente sulle coste di Zanzibar, dove abbiamo subito iniziato a fare non solo un pesante addestramento che ha forgiato il nostro personaggio, ma ci ha anche visti protagonisti di incursioni importanti al Palazzo del Potere. E però siamo riusciti a distinguerci come degli ottimi capi, che anche dal punto di vista umano, quindi facendo prigionieri non essendo così responsabili di di orribili massacri, abbiamo trattato nella maniera più umana possibile i ribelli locali. Per carità, restiamo sempre degli invasori pezzi di merda, e questo non è il periodo storico migliore per essere dalla parte degli invasori. Però almeno in questa storia noi ci siamo comportati quantomeno secondo il buon costume della guerra, se di buon costume si può parlare. Comunque direi che la puntata precedente è andata molto molto bene. Abbiamo anche ottenuto nuove caratteristiche, abbiamo ottenuto nuovi punteggi, che ha potenziato il nostro personaggio, che su tutti i fronti è abbastanza pronto, è abbastanza carico per affrontare i pericoli. Per carità, non siamo ancora invincibili, ma dai, invasori e pandemie, tra l'altro, infatti combo, questo gioco si pone perfettamente in questo periodo storico, assolutamente. Tra l'altro, proprio giustamente Simone, grazie, la nostra nuova missione, finita questa
finita questa incursione, ci vede appunto in prima linea per cercare di capire, di dare una mano per quanto riguarda lo scoppio di questa strana pandemia, poco lontano dagli scenari di guerra. Quindi siamo partiti volontari assieme ad altri proprio per cercare di capirci qualcosa di questa pandemia. E nel frattempo siamo stati raggiunti da un uomo molto strano, da questo tedesco che voleva qualcosa da noi, ma non abbiamo ben capito che cosa volesse. Ci voleva anche lui, sì, in prima linea per quanto riguarda il contenimento di questo problema pandemico, ma non ci ha molto. Non si è voluto molto sbottonare con noi, quindi siamo rimasti sull'ambiguo, ecco. E quindi adesso è il caso, quindi, di proseguire la nostra storia e vedere come evolve. Nel frattempo, io vi ricordo che mentre continuiamo, che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi mi raccomando, non perdete le altre trasmissioni del nostro network. Smith, in marcia uomini, ci aspetta un lungo viaggio. Allora, io ho ancora la voce un po' così, quindi cercherò di rifare le voci a cui ormai vi siete affezionati. Non lo so se vi siete affezionati, però cercherò di fare un minimo di voci per dare un po' di teatralità al tutto, ma chissà se ci riuscirò. Continuiamo. Sei di nuovo in mare. Dal tuo arrivo a Zanzibar non hai avuto un istante di tregua, venendo sballottato continuamente da una parte all'altra. Ciò nonostante, l'immagine di Helen è ancora impressa nella tua mente. Il dolore per la sua perdita ti dilania le viscere. Senti riecheggiare la sua voce nella sua testa. La senti pronunciare il tuo nome, invocato in una richiesta di aiuto. Jake, Jake. Gli orrori del tuo passato non ti hanno ancora abbandonato. Nemmeno all'altro capo del mondo. Perso nei tuoi pensieri, non ti sei accorto che il natante su cui ti trovi, molto più piccolo rispetto alla nave che ti ha portato a Zanzibar, è appena sufficiente a contenere il contingente di cui fa parte, ha raggiunto il punto di attracco del molo di un villaggio che sembra disabitato. Non sai ancora cosa aspettarti. Ma l'idea di confrontarti con l'epidemia menzionata dal capitano Smith ti turba terribilmente. Smontate rapidamente dall'imbarcazione e vi mettete in riga. Smith vi passa in rassegna, poi ordina di perlustrare il villaggio. E qui iniziano i cazzi, signori, io già me lo immagino. Oh, tra l'altro, prima di leggere... vedo che la mappa nel frattempo si è aggiornata. Siamo in Tanzania. Ok, siamo in Tanzania, signori. Non male, non male. E infatti vedo la costa africana qui. Bella, bella. Ok, continuiamo la storia. Giri tra le capanne muovendoti piano e accorto, come se ti aspettassi un attacco da un momento all'altro, seppure il villaggio sembri del tutto disabitato. Ispezioni qualche capanna, ma ti sembra di trovarti in un racconto dell'orrore. Alcuni giacigli sono ancora caldi. Ci sono ciotole che contengono cibo, acqua e altri intrugli che non riconosci. Giocattoli di legno e utensili abbandonati all'interno di quelle abitazioni. Sembra quasi che le persone siano scomparse all'improvviso, volatilizzate in un battito di ciglia. Poi senti qualcosa. Uno sfrigolio nell'aria e un odore strano misto a quello di braci appena spente. Alzi gli occhi e noti del fumo provenire da dietro una capanna. Il cuore ti balza in gola. Forse c'è ancora qualcuno nei dintorni. Ti avvicini rapidamente. Non ne puoi più dell'angoscia che ti provoca l'atmosfera spettrale del villaggio. Aggiri l'abitazione e ti appare di fronte la risposta a tutte le tue domande. L'odore è insopportabile e ti costringe a coprirti il naso con la mano. Le mosche si agitano in una danza macabra, svolazzando qua e là come schegge impazzite. Sorvolando quei cadaveri carbonizzati. Rimani impietrito a fissarli. Le carni ancora avvolte dai rimasugli di un falò. I muscoli esposti al rossore scintillante dei tizioni. Le espressioni scarnificate, inghiottite dalla cenere. È una catasta di morte, fumo nero e insetti mangiacarogne. Mazza, raga. Che descrizione orripilante. Mamma mia.
Mamma mia. Dite qualcosa nel frattempo. Cosa succede? Cosa succede, signori? Niente, niente. Non dite niente, va bene. Alle tue spalle... alle tue spalle senti qualcuno avvicinarsi con passo pesante. Riconosci quel rumore inconfondibile e ti volti per incontrare lo sguardo del capitano Smith. Ha un'espressione chiaramente preoccupata, benché cerchi di nasconderlo a se stesso e al resto del contingente. Tutti gli uomini hanno gli occhi fissi sulla pira, mentre un silenzio fin troppo eloquente cala su di voi. Possiamo osservare oppure esaminare, quindi usare la nostra capacità di medicina per esaminare i resti dei cadaveri, oppure osservare. Ti avvicini ai cadaveri per guardarli meglio. Qual è la differenza? Io non lo so, sinceramente. Però io vi ricordo, così con la scusa, riguardiamo anche la scheda del personaggio. La medicina e l'osservazione l'abbiamo praticamente uguale. Uguale. Abbiamo due punti su entrambe, quindi in realtà qualsiasi prova faremmo avremo le stesse probabilità di riuscita. Però io, visto che sono il medico, andrei ad esaminare i resti dei cadaveri. Iniziamo subito il nostro lavoro, non perdiamo tempo. Abbiamo ottenuto un successo, bene. Avvicinandoti lentamente, cerchi di esaminare la superficie scurita di quei corpi. Non ci sono ferite evidenti, e c'è qualcosa che ti fa pensare debbano essere morti di una qualche malattia. E vabbè, qui un po' grazie al cazzo, dottore. Su alcuni corpi riesci ancora a vedere i residui di rivoli di sangue, probabilmente scesi dalle cavità oculari. Emorragie. Potrebbe trattarsi del misterioso morbo. E qui... abbiamo ottenuto sulla scheda del personaggio qualcosa. Ah, beh, l'esperienza. Bene, bene. L'esperienza ci piace. Smith. No, non è un buon segno. Dalle informazioni che abbiamo ricevuto, questo villaggio avrebbe dovuto essere al di fuori della zona di contagio. L'esitazione iniziale del capitano lascia trasparire una certa preoccupazione nelle sue parole. Poi Smith tira fuori una cartina. Capitano, non è il momento di fumare. Dopo averla cercata nel suo zaino per qualche istante e te la mostra. Punta il dito verso tre piccoli villaggi nei pressi di un accampamento di ribelli. Va bene, Smith. Siamo vicini al confine con il territorio tedesco. Dobbiamo muoverci con attenzione in questa zona. Ci potrebbero essere dei soldati nemici. Ok. State decidendo quale villaggio esplorare per primo, quando un rumore proveniente da una capanna vi sorprende, facendovi voltare tutti di scatto, i fucili già pronti a fare fuoco. Camminando lentamente, con l'aria quasi terrorizzata, un uomo si avvicina con le mani alzate. Nusbara, nusbara. C'è la vecchia barzelletta, non so se la sapete, molto razzista, del nusbari. Degli invasori italiani che vanno. Beh, perché devo raccontare barzellette razziste? Non la racconterò, signori. Nusbari. No, non la faccio questa cosa. Fermi, io sono amico. Il mio nome è Bezzerai. Io aiuto. L'uomo vi osserva con apprensione, ancora terrorizzato all'idea di essere crivellato da colpi d'arma da fuoco. Il suo sguardo si muove freneticamente su ognuno di voi, soffermandosi qualche secondo su di te. Smith estende il braccio, facendo segno di abbassare i fucili. Dopodiché fa un passo avanti, rivolgendosi a Bezzerai. Non divagare, giusto, Walter? Scusate. Smith che chiede. Chi ha fatto questo? Bezzerai distoglie gli occhi dalla tua persona, come risvegliato da una sorta di trance, seguendo lo sguardo di Smith verso la pila di corpi carbonizzati. Dopo un istante il suo terrore sembra svanire e sorride. Sarai. Cibo? Prima mangiare, poi aiuto. Smith sbuffa infastidito. Ah, questo uomo magnavo. Dategli qualcosa da mangiare, lui viene con noi. Potrebbe esserci d'aiuto. Bezzerai non smette di sorridere mentre Ryan gli porge una razione di cibo prendendola dalle sue scorte personali. Lo sguardo di Smith torna alla sua mappa mentre si avvicina lentamente a te. Ti porge la carta geografica. Che cosa ne pensi, Huntington? Da dove dovremmo iniziare? È evidente che Smith si stia completamente affidando alla tua capacità di giudizio. Il tuo ruolo all'interno di questa missione è di primaria importanza. Ok, andiamo alla mappa.
Qui c'è addirittura un, una richiesta proprio dalla parte del gioco di andare a vedere la mappa. Possiamo esplorare il villaggio a sud, esplorare il villaggio a ovest e esplorare il villaggio a nord. Non abbiamo nessuna idea di cosa sia meglio fare. Nel frattempo abbiamo raccolto altri punti esperienza. Betserai si aggiunge alla nostra lista di personaggi conosciuti. Giovane uomo di colore che parla, seppur con qualche difficoltà, la vostra lingua. È disposto a farvi da interprete con i locali. È superstizioso, ma ispira fiducia. Bene, bene. Vabbè, ci sta la superstizione. È quasi cultura, ecco. A sud si mangia meglio, dice Walter. Noi ci affidiamo alla tua saggezza, mio caro. Allora a sud. Entrate nel villaggio e venite subito accolti da un inquietante silenzio. Hai un déjà vu. Ti sembra di vivere un ricordo che torna a bussare alle porte della tua realtà. È proprio come quando siete sbarcati nei pressi del primo assembramento di capanne. Abitazioni vuote e segni di vita interrotti nel respiro di un battibaleno. Smith fa segno di separarvi e indagare. Ecco, Smith non ha mai visto un film horror. Mentre l'angoscia riprende a stringere i vostri cuori. All'improvviso senti un rumore provenire dalla selva che ti circonda. Il brontolare offeso di un albero, le frasche smosse, i riflessi del sole sulle foglie che scintillano minacciosi. Ti giri di scatto, il cuore perde un battito e riesci a scorgere un'ombra che schizza da un ramo all'altro. Poi tiri un sospiro di sollievo. Era solo un uccello. Ti inoltri all'interno della foresta. I rami degli alberi che si avvinghiano gli uni con gli altri, come se cercassero di allontanarsi il più possibile dal tronco centrale. Fuggono, si intrecciano e rimangono intrappolati nei loro tentativi di evasione, disegnando ombre inquietanti alla luce diurna, tranciata e trapassata dalle loro dita adunche. Ti sembra quasi di sentire le loro urla. No, senti davvero una voce. Qualcuno sta gridando presso il villaggio abbandonato. Si tratta di Betserai. Possiamo raggiungere Betserai oppure ignori il grido d'aiuto dell'interprete e continui l'esplorazione. No, dai. Betserai, abbiamo dato cibo, stiamo investendo su quest'uomo, quindi non possiamo subito perdere il nostro investimento. Andiamo a vedere cosa ci dice Betserai. Corri, scosti i ramoscelli con le braccia a quelli che non riesci a spostare e quelli che non riesci a spostare ti graffiano, come a volerti trattenere lì con loro a sopportare la loro stessa sofferenza. Mazza, oh, poesia proprio. Quando raggiungi l'interprete lo trovi sconvolto, farnetica agitato, gli occhi sbarrati, mentre indica con foga la foresta. Diavolo, diavolo! Non riesci a capire cosa intenda. Possiamo continuare l'esplorazione del villaggio oppure interrogare. A questo punto interroghiamo, facciamo un successo. Cerchi di tranquillizzare Betserai, appoggiandogli le mani sulle sue spalle e guardandolo direttamente negli occhi. Lo lasci parlare e sfogare, per poi rispondergli con voce calma e cadenzata. Gli chiedi di spiegarti meglio chi fosse quel diavolo. Abbiamo ottenuto anche i punti esperienza, signori. Uomo bianco nudo, occhi rossi, piange sangue, vuole uccidere! Minchia. Ti chiedi cosa possa aver visto, o se le sue parole possano rispecchiare la realtà, per quanto implausibili. Che abbia davvero visto un uomo bianco dall'aria indemoniata, non fa in tempo a chiedergli altro. Una figura balza fuori all'improvviso e ti aggredisce. È un uomo dalla carnagione chiara che urla parole senza un senso. Ti scaraventa a terra in un istante e le sue mani ti avvinghiano al collo, senza che la tua reattività ti aiuti a contrastarlo in qualche modo. La vista ti si appanna a piccoli bagliori e piccoli bagliori sembrano chiamarti nell'incoscienza, ricoprendo il tuo campo visivo di fuochi fatui. Sai che stai per perdere conoscenza mentre fatichi sempre di più a respirare. I suoi occhi rossi iniettati di sangue ti fissano in preda alla follia. L'uomo digrigna i denti come un animale, costringendoti con tanta forza da farli scricchiolare. Aia. Possiamo... Proviamo a combattere, signori? O dobbiamo chiedere aiuto? Però non riusciamo a parlare, mi sa, perché...
L'uomo digrigna i denti come un animale, stringendoli con tanta forza da farli scricchiolare. Come fa a scricchiolare? Hanno i denti, non gli occhi. Mannaggia, signori. Abbiamo solo uno in combattimento. Ci basterà? Speriamo, signori. Vediamo che... Mannaggia. Mi sto cagando sotto, signori. Ma ti pare che devo morire adesso, così? Cioè, no, dai. Non voglio morire qui, signori. Colpiamo. No! Fallimento. Riesce a sbilanciare il nemico con un colpo di reni, ma la successiva gomitata giunge fin troppo debole al suo volto, tanto che l'uomo reagisce immediatamente serrando le gambe sul tuo corpo e cominciando a tempestarti di pugni e graffi. Minchia. Stai nuovamente per perdere conoscenza, quando improvvisamente il tuo avversario si paralizza, bloccato in un singolo istante temporale dalla baionetta di Vespucci, che ora gli perfora il corpo da dietro, passando per la spina dorsale. Il sangue cola dalla bocca del folle, che ti fissa un'ultima volta con gli occhi indemoniati, per poi crollarti addosso morto. Hai messo tutto a carisma, fai un sorriso, giusto? Mannaggia, siamo stati feriti, signori. Siamo stati feriti, porca puttana. O'Bannon e Vespucci ti aiutano a liberarti del corpo dell'uomo bianco, scostandolo di fianco a te. La tua divisa è completamente sporca del suo sangue e per un istante lo sfinimento e il fatto che stessi per perdere i sensi ti assalgono con un leggero senso di nausea che ricacci indietro, afferrando la mano tesa dell'irlandese che ti aiuta a rimetterti in piedi. Perfetto, signori, cioè, sono sicuro che questo è sangue infetto. Io mi sono appena ammalato e ho appena condannato i miei due amici e probabilmente il resto della nostra compagnia. Meraviglioso. Già lo vedo. Grazie. Riprendi fiato, fissando a turno O'Bannon, ma soprattutto Vespucci. Senza il suo intervento saresti sicuramente morto sotto la presa ferrea del folle. Figurati, amico, ho solo fatto il mio dovere. Piuttosto che gli sarà preso. Un vero diavolo, dottore? O'Bannon cerca di sdrammatizzare l'accaduto. Ti metti a esaminare il corpo della vittima e dopo un'analisi di qualche minuto dai la tua diagnosi. Spieghi ai tuoi compagni che credi si tratti di febbri, alla febbre, signori, probabilmente di origine malarica. L'unica cosa che non ti torna sono quelle ferite, totalmente estranee ai tratti distintivi della malaria o altri morbi già conosciuti. Sul corpo dell'uomo trovi alcune lesioni e alcune piccole ulcere sanguinanti. Giri il cadavere dello sconosciuto, lo scopri e lo guardi anche dietro. Sulla schiena e sul collo. Anche in quei punti noti le ferite che gli ricoprono la pelle, dalle quali sembra colare ininterrottamente il suo sangue. Sulla nuca trovi qualcosa di strano. Sembrano delle punture, ma sono simmetriche. Come se fossero state disposte e realizzate in un ordine preciso. Ricordano la forma di un rombo, con un cerchio al suo interno. Nulla che possa sembrare meno naturale di così. Nel frattempo siete stati raggiunti da Smith, Bezzerai e gli altri uomini del contingente. L'interprete è ancora scosso dalla situazione e si tiene ben lontano dal tedesco, mentre Smith ti si rivolge con un'espressione accigliata. Andiamo a vedere. Allora, abbiamo ottenuto altri punti esperienza, bene, e al diario si è aggiunto uno strano marchio. Ecco, allora, l'ho letto così bene, quindi forse non avete capito. In pratica, sulla nuca di quest'uomo c'è anche una bellissima illustrazione. C'è praticamente come se qualcuno gli avesse piazzato con quattro chiodi questa sorta di rombo a mo' di occhio, che sembra quasi un occhio, ripeto, la forma ricorda quello, e come se gliel'avessero praticamente inchiodati sulla nuca. Infatti lì ha questo segno del contorno e quattro buchini praticamente ai lati di questo rombo, quindi sembra proprio che qualcuno gli abbia messo e tolto qualcosa dalla nuca, praticamente al collo. Durante la ricognizione in alcuni villaggi dell'entroterra africano ha incontrato un infetto in vita. L'uomo ha cercato di aggredirvi ed è stato neutralizzato. Su di lui hai notato uno strano segno sulla nuca, quattro punture disposte in un rombo con un cerchio al centro.
andiamo avanti. Abbiamo trovato i membri del villaggio sopravvissuti. La malattia ha colpito anche qua. Dicono che quell'uomo bianco appartenga a un gruppo più grande, ma che lo abbiano catturato nei pressi di questo posto qualche giorno fa. Sei turbato. Tutta questa spedizione si sta trasformando in un incubo senza fine. Troppe domande affollano la tua mente in questi istanti. Che cosa ci facessero che cosa ci facesse quell'uomo nel villaggio, tanto per cominciare? Si è trattato di un caso? O forse di una precisa strategia scelta da qualcuno? Non lo sappiamo. Signori, però, ci esortano, oltre a darci ulteriori punti esperienza, ce li danno senza motivo, a sto punto, ci esortano a visitare gli altri due villaggi. Quindi c'è il villaggio a ovest e il villaggio a nord. Io direi risaliamo verso nord e andiamo prima ad ovest. Entrando nel villaggio, percepite immediatamente un'atmosfera accogliente. Smith è sollevato nel vedere uomini e donne che si muovono serenamente tra le capanne. Due di loro si avvicinano a voi. Sono lo sciamano e sua figlia. Parli la nostra lingua? La ragazza sorride, risponde affermativamente e dice di avere spesso a che fare con gli inglesi, che per comodità hanno deciso di chiamarla Lorraine. Se avete bisogno di riposare, potete fermarvi qui per la notte. Smith guarda gli uomini del contingente e dopo un momento annuisce, accettando la proposta. Non potrà che farvi bene un po' di riposo. Quando cala la sera e gli uomini si sono organizzati per la notte, viene acceso un grande falò al centro del villaggio. I soldati che si riuniscono intorno insieme agli indigeni. Ci si riuniscono intorno assieme agli indigeni. O'Bannon intona un canto e tira fuori una bottiglia di whisky, condividendola con i presenti. Vabbè, il festaiolo, signori. La cena di Ryan vi ha rifocillati e finalmente potete assaporare un attimo di pace. Lo sciamano si avvicina e chiede a Smith di seguirlo. Vuole che vada nella sua capanna. Il capitano osserva l'uomo con un'occhiata severa, il fuoco del falò che si riflette nelle lenti dei suoi occhiali. Poi si alza, senza dire una sola parola, avviandosi verso una capanna più grande, seguendo lo sciamano. Esatto, Walter, esattamente. Meno male che non c'è Montanelli, se no la figlia dello sciamano è fottuta. Vabbè, dipende pure se lo sciamano se la vuole vendere, la figlia. Lorraine è la bellissima figlia dello sciamano, di uno dei villaggi da voi visitati. Aiuta il padre con i suoi compiti e vi ha accolto con calore nel suo villaggio. Grande, Lorraine, grande. Frattempo abbiamo raggiunto 22 punti esperienza, signori. Possiamo anche decidere di aumentare un'abilità. Però a questo punto direi conserviamo per un po' i punti, magari possiamo aumentare qualcos'altro, anche se forse un punticino in combattimento o in agilità sarebbe il caso di metterlo per dare un minimo di continuità. Però direi che per ora li conserviamo, non abbiamo bisogno di... eppure... no, a posto. Signore, carisma, un altro punto in carisma... per fare i mega sorrisoni la prossima volta, come dice Walter. Andiamo avanti. Noti invece che Lorraine si sta allontanando dal villaggio. Aspetti che torni restando attorno al fuoco oppure la seguiamo? Seguiamo Lorraine. Nel frattempo arriva Melanie. Buongiorno, cara. Buongiorno. Ti ragguaglio sulla situazione. Siamo andati in Tanzania, partendo da Zanzibar, per indagare appunto sull'epidemia. Ci siamo fermati in un villaggio in cui abbiamo incontrato un uomo che ci ha aggrediti e che ha evidenti segni di evidenti segni della malattia, quindi insomma dobbiamo stare attenti. Adesso siamo in un altro villaggio in cui le cose sembrano comunque essere tranquille, in cui la malattia sembra non aver attacchito, e siamo stati accolti dai locali, quindi adesso siamo davanti alla scelta. Ci trovavamo di fronte al falò, non so fino a quanto hai ascoltato, ci troviamo di fronte al falò e dobbiamo scegliere se farci i cavoli nostri oppure seguire la figlia del capovillaggio. Ora... Scusate per questa uscita poco elegante. Comunque,
Il buon senso mi direbbe di continuare con la nostra coerenza. Quindi noi stiamo giocando un personaggio che è uno che si fa gli affari suoi. Noi non vogliamo casini, non vogliamo essere coinvolti in storie macabre, cose strane, non ci interessa. Non ci interessa per niente, non vogliamo per l'appunto essere coinvolti in cose strane assolutamente. Noi vogliamo solo essere tranquilli, fare il nostro lavoro e stare tranquilli per l'appunto. Ma attentissimi, ho seguito poco, sono arrivata, spero che questa mini spiegazione ti aiuti a seguirci meglio, mia cara. Come dicevo, io sono uno che sta giocando un personaggio che vuole assolutamente farsi gli affaracci suoi. Ma ovviamente la curiosità, insomma, persone sessiste dicono che la curiosità è femmina, ma in realtà non è vero, non è assolutamente vero. Io sarei per seguirla, signori. Più che altro perché abbiamo aumentato carisma per questo motivo. Per riuscire a risolverci situazioni di questo tipo, per avere sempre la risposta pronta. Io, se siete d'accordo, fatemelo sapere, la seguirei. Quindi ditemi che cosa ne pensate, ditemi se vi sembra una buona idea o se dovremmo farci gli affaracci nostri attorno al fuoco, a bere e a mangiare con gli altri. Ecco, secondo me può essere una buona... potrebbe essere la cosa migliore, L'avventura, Leo, l'avventura. Quanto hai ragione. Segui, mi dice Mary. Vabbè, e facciamo gli stalker, signori, allora. La ragazza si inoltra tra la vegetazione. Alla luce delle stelle la vedi cercare e scegliere alcune erbe che raccoglie da terra, per poi riporle in un contenitore di paglia. Ti avvicini per guardare cosa sta raccogliendo, oppure... Lorraine, cosa stai facendo? Vabbè, dai, non... possiamo essere discreti oppure chiedere. Io chiederei, signori. Vabbè, dai, facciamoci i cazzi suoi, dai, a questo punto. La ragazza sussulta spaventata e istintivamente si nasconde dietro un albero, lasciando cadere la sua cesta. Scusandoti, imbarazzato, raccogli la cesta e ti avvicini per porgliergliela. Scusami, sono io, Jake. Lorraine si tranquillizza, sorride e inizia a spiegarti che sta cercando alcune erbe particolari. Le servono per preparare un decotto che è in grado di proteggere la gente del villaggio. Le sue parole ti hanno decisamente incuriosito. Per questo decotto, che questo decotto abbia a che fare con la malattia? Lasci che la ragazza continui a raccontare senza interromperla. Interroghi la ragazza. Vabbè, pazientiamo, magari lei ci dice le cose... No, Walter, perché? No. O magari sì, che ne sappiamo. Magari Lorraine fa pipì in piedi. Vabbè, ci sta. Non siamo qui a giudicare, di sicuro. Non è paese che vai, cultura che trovi. Quindi non voglio certo mettermi a sindacare su questo. Però io pazienterei, la lascerei parlare. Lasciamo che lei si confidi naturalmente con noi. D'altronde il nostro carisma ci permette di aprire qualsiasi porta, signore. Quindi non serve buttarle giù le porte. Basta, queste si aprono al nostro passaggio, come se fossero ingressi di supermercati. Lorraine tentenna per qualche secondo, poi sembra sciogliersi e inizia a parlare di una misteriosa malattia. Alcune settimane prima è giunto al villaggio un uomo malato, in preda alle allucinazioni e al delirio. Credendolo affetto da qualche tipo di maledizione, Lorraine ha provato a somministrargli la loro medicina, nella speranza che potesse scacciare il male che affliggeva lo straniero. In poche ore l'uomo ha iniziato a calmarsi e le piaghe che avevano cominciato ad affliggere la sua pelle sono appassite nel giro di una notte. Il decotto lo aveva guarito, sia nel corpo che nella mente, sebbene ricordasse poco del suo peregrinare fino al villaggio. Da allora le voci su questa malattia si sono fatte sempre più frequenti, sebbene nessun membro della tribù si sia ammalato. Lorraine prepara il decotto per ogni uomo, donna e bambino del villaggio, giorno dopo giorno. È diventato il suo compito, proteggere il villaggio e fare in modo che la malattia non sfiori mai i suoi cari, la sua grande famiglia.
Vabbè, abbiamo una collega quindi qui, abbiamo un altro dottore, che evidentemente le sue ricerche funzionano, se sto decotto fa, magari perché lei è veramente brava, non lo sappiamo. Chissà cosa ci mette in questo decotto. Perché sei tu e non tuo padre a farlo? Non è lui lo sciamano? Un velo di tristezza passa sugli occhi della ragazza. Perché non sarà sciamano per sempre, e io dovrò prendere il suo posto. E lui dice che quel tempo non è troppo lontano. Ti rendi conto di aver toccato un argomento molto delicato e istintivamente le metti una mano sulla spalla per rincuorarla. Lorraine ti guarda dritto negli occhi, come se volesse cercare qualcosa dentro di te. In profondità, le pupille dilatate da chissà quali misteriosi emozioni. Istintivamente hai un brivido. Da quanto tempo una donna non ti guardava così? Mamma mia, dottore, che gli fai tu alle donne? Che gli fai? Niente, non gli fa niente, le rincuora, perché giustamente loro vivono una situazione in cui si trovano effettivamente a doversi scontrare con una grande responsabilità, e giustamente tu capisci, comunque hai intuito le paturnie di questa giovane che si ritrova praticamente alla guida di un villaggio in un momento così delicato come una pandemia che sta colpendo i villaggi vicini. Quindi povera Lorraine, comunque sulle sue spalle si sta abbattendo una vera tempesta, quindi speriamo che abbia la forza di resistere a tutto questo. Dottore, ma che lei è ginecologo? No, Walter, no. Il nostro dottore non lo so. Dottore, che razza di dottore sei? Non lo sappiamo. Magari è tipo un scopriamo alla fine del gioco che tipo lui è tipo un omeopata, capito? Una roba inutile. Assolutamente. Sarebbe fantastico veramente finire l'avventura e scoprire che lui è un omeopata. Ok, da lore lui è omeopata, da solo zollette di zucchero la gente. Comunque, Il nostro dottor Huntington è un omeopata, signori. Ormai è canon. Anche tu ti occupi di malattie, vero? Ci chiede Lorraine. Annuisci e non fai altro che fissarla. I suoni della notte si raccolgono attorno a voi. Lorraine sembra sempre più vicina e in qualche modo sai di essere tu ad aver mosso qualche passo verso di lei. Ero un medico prima di essere militare. Lorraine esita ancora per un istante, poi ti sorride e si volta, ritornando a raccogliere le erbe necessarie per realizzare il decotto. Decotto. Lasciami vedere come prepari il decotto. Sì, il decotto, fatelo io il decotto. Lorraine ti fa segno di seguirla, portandoti fino alla sua capanna. Prepara un piccolo fuoco e alcuni cocci di argilla, mostrandoti come preparare il decotto. Vai. Siamo pronti, prendete carta e penna, signori, questo è il momento Benedetta Rossi o Benedetta Parodi, quindi scegliete la vostra, choose your Benedetta, prendete appunti e prepariamo assieme il decotto di Lorraine, vediamo cosa ci mette dentro. Segui ogni suo movimento. Ah, non ce la danno la ricetta. Quindi, signori, per favore, o prendiamo per buona la ricetta del grog di Monkey Island, oppure se c'è qualcuno di voi che mi vuole scrivere in chat la ricetta del decotto, io poi sarò qui a leggerla, naturalmente. Secondo voi cosa c'è nel decotto di Lorraine? Perché il gioco non ce lo vuole dire, quindi dovremo improvvisare per capire cosa ci mette dentro questo decotto. E ovviamente la ricetta che mi porgerete sarà canon di della nostra avventura, un po' come il nome della villa. Io faccio QC. Esatto, mio caro Walter. Grandi citazioni a Benedetta Rossi, orgoglio della mia terra, assolutamente. Grande Benedetta, un salutone a Benedetta che ci segue sempre. No, non ci segue, però magari. Magari Benedetta seguisse il Mattino Loro in podcast, sarebbe un grande onore. Segui ogni suo movimento con lo sguardo, mentre mescola i resti della pianta con alcuni liquidi, facendoli bollire all'interno di una ciotola, per poi filtrare più volte il composto risultante. Il decotto è pronto. Comunque sono i presupposti del film Softporn anni 70, è vero. L'invasore, le cose proprio, i sogni bagnati degli spettatori dei film softporn. Che bello, signore. Verza, scarola, schiuma di barra, aglio marcio, zenzero morto, mi dice Simone.
Proveremo soprattutto la schiuma di barra. Che sembra un controsenso, però no, non è un controsenso, perché fa schiuma ma non è sapone, quindi la schiuma la fa, la barra. ci può stare, quindi sono questi i famosi liquidi che ci ha messo dentro, signori. Con il benestare di Lorraine, travasi un po' del decotto all'interno di un'ampolla, conservandola poi con estrema cura, facendola scivolare nel tuo zaino. Poi ne bevi una mestolata. Hai ottenuto un nuovo oggetto. Vediamo cosa ci dice del decotto. Un decotto preparato da Lorraine a partire da un'erba che ha raccolto nella giungla. Sembra efficace nella cura della misteriosa malattia. Quindi il dottore dà per buona la validità di questo preparato. Lasci la capanna e raggiungi i tuoi commilitoni attorno al fuoco. Ti unisci al nuovo giro lanciato da O'Bannon, che già sembra sufficientemente ubriaco per non riconoscere più quando è giunto il momento di fermarsi. Presto il suo whisky vi stordisce e ti ritrovi a fissare alcune delle teste ciondolanti dei tuoi compagni. Ok, ci siamo ubriacati, abbiamo fatto festa, buono. L'irlandese sembra senza freno e continua a cantare allegro, poco prima che Lorraine si avvicini a ognuno di voi, portando con sé una grossa ciotola di argilla. Essa sembra contenere il decotto che ha preparato e che propone anche a te e ai membri del contingente. Persi fra i fumi dell'alcol, accettate tutti di bere il misterioso intruglio. Devo comprare la scarola, la verza e le gime d'erba. No, lei non può comprare la verdura. E perché non può comprare la verdura? Perché lei è ignorante. Ok. Ok, Walter. Non ho capito. Non ho colto la citazione. Mi dispiace. Scusate. Non ho colto la citazione, scusate. Vado avanti. Continui a bere per toglierti dalla bocca l'orrendo sapore del decotto che hai appena ingurgitato. Il mondo attorno a te comincia a farsi appannato, i colori che sfocano lentamente cominciando a illuminarsi sempre di più, mentre le forme degli oggetti e dei tuoi compagni si sciolgono in strani frattali incomprensibili. Non sai dire se si tratti del whisky di O'Bannon o del composto puzzolente di Lorraine. Noi abbiamo fatto doppio giro di decotto, vi ricordo. Ma a un certo punto non riesci più a capire se tu sia sveglio o stia già sognando. Lorraine ti si avvicina col suo passo leggero. Ah, ok, era una canzone dei di Latte e suoi derivati. Scusa, Walter, scusa per la mia ignoranza, appunto. Jake, vieni con me. Voglio mostrarti ancora una cosa riguardo la nostra cura. Lorraine ti prende per mano, delicatamente. Hai un brivido. Possiamo non seguire la ragazza o seguirla. A questo punto non sappiamo se questo è sogno o realtà, signori. Quindi la seguiremo. Mentre la segui, le spalle di Lorraine sembrano irrigidirsi man mano che avanza. I suoi passi si fanno meno regolari e si volta spesso a guardarti. Percepisci la sua tensione. Sembri turbata. Qualcosa ti preoccupa. Lorraine sposta un pestello. Sembra indecisa, come se non sapesse più cosa volesse mostrarti. O forse senza riuscire a trovare una giustificazione a quella che era solo una scusa per portarti all'interno della sua capanna. Jake, ci sono momenti in cui ho davvero paura. Se non fosse per la nostra medicina, non saprei cosa fare. Il villaggio conta di me e io non sono sicura di riuscire a combattere contro questo male. Istintivamente provi il desiderio di scacciare la sua paura. E senza pensarci troppo, chiudi le tue braccia intorno a lei, stringendola a te. Dopo qualche attimo, forse di imbarazzo, Lorraine ricambia l'abbraccio. Quanti mesi sono passati dall'ultima volta che sei stato così vicino a una donna? Basta! Basta! È calla, infatti. Avevamo cercato di esorcizzare lo spettro di Montanelli, signori, ma eccolo qui, è tornato.
Ok, seri, torniamo seri. La ragazza ti porta davanti al suo letto. Inizia a spogliarsi lentamente, lasciando cadere a terra i pochi abiti che aveva indosso. No! No! Perché, signori? Perché questo cliché? Il suo viso scompare per un istante, celato dal povero tessuto della sua veste. Ma quando ricompare, da sotto gli indumenti, sembra quasi che Lorraine abbia il volto di Helen. Oddio, signori, si è trasformata! Possiamo andare via? Abbandoni la capanna, scosso dalla situazione, oppure rimaniamo con Lorraine? Non lo so, signore. Cosa dovremmo fare, signore? Cioè, la ragazza che abbiamo di fronte si è appena trasformata nella nostra moglie defunta, signori. Dobbiamo rimanere oppure andare via? Questo è chiaramente... Un delirio. Io mi sto a cagare sotto, però, ragazzi, cioè, io... Non so, per seguire il cliché dovremmo tipo scappare, signori. O anzi, per seguire il cliché dovremmo svegliarci in questo momento. Però... cioè, bellissimo. Siete tutti... Fegato, ragazzo, dice me. Oddio, ragazzi, ma scusa, ma io guarda, cioè... Cioè, ormai tutti volete vedere strombasto tizio, cioè, ma un minimo di rispetto. Ma signor, ma questo uomo ha perso la moglie, ma è uno che ha sofferto nella vita, si ritrova questa immagine raccapricciante, cioè, mamma mia, ma un minimo, signori, di cuore nei confronti di questo tipo. Ma tutti volete che rimanga, che si approfitti di questa povera ragazza che sta vivendo tutto un momento particolare, annebbiato dai fiumi dell'alcol. Questo è quasi stupro, signori. Io vi ricordo che lui è mezzo ubriaco. Cioè, lei si sta chiaramente approfittando di lui, visto che lei non è ubriaca e invece il nostro personaggio sì. Cioè, noi ridiamo e scherziamo, questa è una roba grave, ma farò il discorso ovvio. Ma pensate se fosse successo il contrario, cioè che a spingere questa cosa fosse stato un uomo e l'ubriaca fosse stata una donna, signori. Questo io vorrei che rimanga almeno troppo, si spera. Melanie, porca miseria. Melanie, ma miseria. Vabbè, dai, io vi do ragione, signori. A sto punto sono curioso anch'io. Faccio tanto il progressista, ma in realtà avevo già deciso. Quindi sono una merda, signori, e andremo fino in fondo a questa merda che siamo. È stato un attimo fugace. Forse aiutato dall'alcol e dalla stanchezza. Eppure non hai assolutamente voglia di pensarci oltre. Scacci quei pensieri e quell'immagine dalla tua testa, concentrandoti sulla giovane donna che hai di fronte a te. Lorraine ti sfiora la pelle e ti aiuta a sfilarti gli abiti. Sei impacciato, nervoso. Ti muovi come se non avessi mai fatto una cosa simile, come se fosse ancora la prima volta. Ti senti un giovane sbarbatello che, dopo aver guadagnato un piccolo gruzzolo, sperpera tutti i suoi averi in un bordello, tremando di eccitazione e paura di fronte alla sua prima esperienza. Lorraine ti sorride, poi chiude gli occhi avvicinando le sue labbra alle tue. Le vostre lingue serpeggiano l'una contro l'altra. Sembrano imitare i movimenti convulsi e deliranti di una danza rituale. Si accarezzano e guizzano, scivolano via per poi rincontrarsi. E come un attimo. Standing ovation per dottor Huntington, signori, nostro omeopata che dopo anni di astinenza getta il salame oltre l'ostacolo. Oddio, signori. Mamma mia, siamo bestie, siamo veramente delle bestie, signori. Le vostre ombre, proiettate contro le pareti della capanna, si ingrandiscono e si fagocitano a vicenda. Le mani non carezzano, non sfiorano, ma premono con violenza sulla pelle dell'altro, in un groviglio di dita che si cercano e si rincorrono. Vi rotolate sul giaciglio come animali che lottano per la supremazia, cara miseria, e alla fine vi trovate. Raggiungete l'equilibrio nei vostri gemiti che sfociano nel culmine fugace di quella notte. Achievement sbloccato, una notte d'amore. Abbiamo mazzo, ragazzi, cioè, addirittura una cive. Hai passato la notte con Lorraine. Abbiamo, tra l'altro, è bello perché sta messo nel libro delle imprese. Era un'impresa andare con la figlia del capovillaggio, signori, mamma mia.
Però, vabbè, signori, abbiamo ottenuto questa cosa. Speriamo che almeno il nostro intervento abbia... Buongiorno ragazzuoli e ragazzuole, Vincent, Vincent, sei arrivato, è successo un bordello, è successo un bordello. Quando si fa un trenino sono sempre presente. Basta non fare la locomotiva. Buongiorno, buongiorno caro Vincent, hai visto, cioè ci siamo... Mamma mia, ci lasci un attimo e guarda come ci ritrovi, aggrovigliato alla figlia del capovillaggio, insomma. Hai passato la notte con Lorraine, ma l'unica cosa che ti ha accolto al tuo risveglio è stato un violento e pulsante mal di testa. La figlia dello sciamano deve essere già uscita. Sbadigli e cerchi di darti un contegno prima di uscire dalla capanna. Là dove ti attendono i tuoi compagni che stanno già facendo colazione. Ryan ti lancia un'occhiata surgnona, sghignazzando rumorosamente. La figlia! Hai fatto festa ieri sera! Guardi le bottiglie di whisky sparse sul terreno e sorridi verso il cuoco, dando un calcio a uno dei cadaveri alcolici della sera prima. Anche voi vi siete dati da fare, vedo. Se preferisci, la prossima volta ti do il cambio, non vorrei che ti sforzassi troppo. Ah, il buon Ryan Vespucci, signori, come faremo senza di lui? Ti avvicini e gli tiri una gomitata amichevole, sedendoti di fianco a lui e cominciando a chiacchierare con gli altri soldati. Stai scambiando due parole con Ryan, mentre mangi una fetta di gustosa pancetta preparata dall'italiano stesso, quando Smith si avvicina. Dice a tutti che è ora di partire. Gli uomini si mobilitano immediatamente e il capitano si rivolge a te. Scoperto qualcosa riguardo alla malattia? Lorraine mi ha detto che mi ha dato un decotto che potrebbe contrastare gli effetti della malattia e addirittura guarire un contagiato. Ma bisogna testarlo per assicurarsi che funzioni. Finalmente una buona notizia. In realtà si è scopato lo sciamano, sto pigliato di in culo. Ho avuto modo di parlare con lo sciamano e da lui ho scoperto che degli uomini con delle tuniche sono arrivati da oltre confine. Ne parlano in tutti i villaggi vicini. Potrebbe centrare qualcosa con la malattia. Dobbiamo tenere gli occhi aperti. Ora, tu Walter, l'hai detta signori. L'hai detta mio caro Walter, perché se effettivamente Lorraine deve diventare lo sciamano, farebbe troppo ridere se alla fine si scopre che è come hai detto tu, che alla fine lo sciamano era Lorraine, capito? Che lo sciamano con cui ha parlato Smith tutta la sera era Lorraine, capito? Che aveva già preso la cosa e noi ci siamo fatti il padre, capito? Tanto nei fumi dell'alcol, così abbiamo visto gente per altra, quindi sono sicuro che sarebbe epico, sarebbe la miglior storyline della vita, signori. Sulla Tiburtina, ecco. Signori, sono le 7:56. Abbiamo ancora da esplorare il villaggio a nord, ma direi che questa esplorazione ci vedrà per la prossima puntata del Mattino Lore in Podcast, per la prossima puntata di VAR Games, quindi direi che possiamo accontentarci, quindi andiamo al menu. Ed usciamo dal gioco assolutamente, quindi perfetto. Siamo soddisfatti della puntata di oggi, sì, decisamente. E che dire, che direbbi, niente. Vi ricordo che questa è una trasmissione di Runtime Radio, quindi www.runtimeradio.it se volete ascoltarci in diretta e in differita. Ci trovate veramente su tutti gli aggregatori di podcast se volete recuperare le nostre puntate precedenti, naturalmente. E qualche annuncio poi ovviamente vi lascio stare tutti quanti. Stasera tornerà Walter Sbano con le orazioni della sera dalle 20 alle 20:30 e oltre se glielo prende. E domani ci sarà Simone con Buongiorno un cazzo. Mi hanno detto, cioè così diceva la buona Michela, se non sbaglio, che la prossima puntata di Buongiorno un cazzo sarà molto particolare, sarà una bella puntata da quello che so. Non ho idea
smentisci pure Simone se così non sarà, però ci hanno detto così, così ci hanno detto, così ci hanno paventato, quindi magari io mi aspetto sempre grandi cose da Buongiorno un cazzo, quindi ma non è vero, se l'ho inventato. Dice ok, smentita subito, ma siamo sicuri che comunque sarà comunque una puntata meravigliosa. Noi torneremo questo venerdì, parleremo ancora di Arcane. E che altro? Sabato mattina naturalmente ci sarà sempre un altro episodio, un altro crossover tra Buongiorno un cazzo e Disordinati Informati, quindi non perdetevelo assolutamente. Io vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi e andiamo subito con la nostra sigla finale. Spero che vi abbia divertito questa nostra avventura meravigliosa fra i nativi, fra le genti. Grazie veramente tanto per il vostro ascolto. Io vi saluto e vi auguro una buona giornata.